Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Time Out, tutto il volley dalla serie A3 fino alla serie C, maschile e femminile. Faremo il punto, lo stato dell'arte su quello che è successo nell'ultimo weekend e, come dico sempre, ci proietteremo nel prossimo di weekend. E allora, ben ritrovato ad Arvino Ioan. Grazie, grazie, con tanto piacere. Ben ritrovato a Niccolò Cappelletti, che stavolta grazie. Non ci ha solato. Ma è venuto. E allora, intanto Arveno, cito testualmente un passaggio di un film che amo. C'era una volta in America, ad un certo punto un amico di De Niro dice: che cosa hai fatto negli ultimi 30 anni? E lui dice: sono andato a letto presto. Tu sei nel CDA della Lega, no? Quindi sì. Sei all'interno del giochino, però vivi la pallavolo Alto Tiberina dall'esterno. E allora io dico e ripeto, come la vivi, come lo vivi, sto momento, diciamo, no, non dico in panchina, ma da osservatore esterno. Ma più che osservatore, diciamo, devo ammettere chiaramente che manca, è ovvio in sostanza, anche perché dopo 27 anni, 28 anzi per la precisione, di pallavolo, credo che sia il minimo che una persona possa provare dentro di sé. Ovviamente il tempo poi ha girato in un certo modo, gli eventi sono stati quelli che tutti conosciamo e quindi in questi ultimi 30 anni abbiamo fatto delle buone cose, perché abbiamo portato tutta l'Alta Valle del Tevere, Città di Castello in primis, a conoscere oltre a quanto già lo fosse Città di Castello e tutta la zona, ma semplicemente a livello sportivo credo che assieme ad altre attività sportive locali, non sto a citarne altre, e quindi credo che dobbiamo essere onorati di questo passaggio in questi anni, soltanto di quello che è stato fatto. Poi adesso abbiamo San Giustino che sta cercando di fare delle buone cose e le sta facendo, visto i risultati attuali, io le faccio anche un in bocca al lupo. Lo dico con nostalgia, perché chiaramente se fossi stato a Città di Castello avremmo avuto tutti più piacere. Però in sostanza l'importante, con dispiacere lo dico, è che almeno in zona ci sia qualcosa di alto livello. E che dire, è anche vero Arveno che per te è sempre stato il cruccio di una vita unire il territorio, no? Sì. Diciamo che lo si è fatto ai noi con, ai noi passatemi il termine, con San Giustino, però alla fine si è fatto. E questo è vedere il bicchiere, perdonami, mezzo pieno. Tocca. Però il cuore piange quando la domenica sera al Pala Ioan non c'è più il volley. Questo. Ma io partirei un po' da lontano, se vogliamo fare della retorica, perché credo sia inevitabile. Io credo che uno degli errori, secondo me parlo, non che hanno fatto male loro, perché se lo hanno fatto, chi l'ha fatto, l'ha fatto a ragion veduta, ma secondo me un primo errore, a mio avviso, è stato quando è stato fatto il palazzetto a San Giustino, con tutto rispetto, per carità, degli anni 90, quindi. Certo, no, con tutto rispetto, tant'è che dopo noi fortunatamente siamo riusciti a venire a giocare a San Giustino quando c'era mi pare Telepiù, se non vado errato, no? E quindi abbiamo giocato qui a San Giustino e per fortuna che c'era. Però essendoci già un'attività Città di Castello, credo che la lungimiranza di Fernate avrebbe dovuto essere, a mio avviso sempre, fare un palazzetto a Città di Castello. Ma ripeto, senza nulla togliere a San Giustino, per fortuna che c'è, sia ben chiaro. Poi quando noi abbiamo fatto negli anni 2007-2008 che abbiamo incominciato a fare la Serie B, poi la A2, diversi anni, e poi con 7 turni di anticipo, te lo sai, capiti? No, siamo riusciti a vincere il campionato di A2 e siamo dovuti venire a giocare a San Giustino. Ripeto, per fortuna che c'era a questo punto. Anche perché Città di Castello, 1000 posti non c'erano per fare la A2. L'abbiamo fatta in deroga, in sostanza. No? E, mentre invece a San Giustino ci sono 2300 posti, 2004, se non vado errato, e quindi ci si poteva fare. Arve, sì. Perdonami, ce ne abbia messi 1000, Dove? A Città di Castello. Sì, non lo so, io non l'ho contati. Io li ho contati. No, sì, vabbè, no, ma non credo, perché credo che poi i biglietti erano per il numero preciso di quelli che ci potevano stare, anche perché poi le poltrone
erano fatte appunto per contenere un certo numero di tifosi. Comunque, niente, in sostanza poi siamo venuti qui insomma, a San Giustino, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e non solo, dopo quel bellissimo anno siamo stati costretti da qualcuno, e voi lo sapete bene come e perché, siamo dovuti andare a San Sepolcro, che ci ha ospitato l'allora sindaco Frullani, signora Frullani. Per un anno, no? Per un anno, e abbiamo messo a posto a norma il palazzetto per quanto concerne quello che veniva richiesto dalla Lega, e avendo più di 3.000 posti non c'è parso il vero, in sostanza, solo che accidenti a noi, e quel termine che hai usato tu per tenere alto tutta l'alta valle del Tevere invece è risultato un buco nell'acqua, per noi almeno, no? Perché appunto noi speravamo, e l'abbiamo fatto senza interessi personali o altro, o ambizioni, e l'abbiamo fatto perché ci sembrava fosse giusto, fosse anche logico, no? Che una a uno di pallavolo maschile tenesse alto il nome dell'Alta Valle del Tevere. Quindi credo che San Sepolcro, San Giustino e Città di Castello, con tutte le frazioni della zona, ci fosse un ritorno d'immagine, eccetera, per non parlare poi che avevamo sulla maglia noi e Burri, no? Che ringrazio ancora tutta la Fondazione, no? Sì, certo, della Fondazione, per averci concesso questo onore, credo irripetibile, perché noi avevamo un quadro sulla maglia di Burri ed erano delle maglie stupende, che tra l'altro sono state esposte al Guggenheim a New York, queste maglie qui. No, quindi, voglio dire, è un grandissimo onore, un grandissimo piacere, però purtroppo questo piacere è stato fatto in un periodo dove la squadra che era stata preparata dalla sera alla mattina, e qui io mi sono permesso di fidarmi di certe persone, forse anche in modo sbagliato, se vogliamo dire, perché avrei dovuto inserirmi molto di più nel contesto organizzativo anche della squadra a questo punto. Però se avevamo delle persone capaci, avevano dimostrato di essere capaci, però quell'anno lì invece sono dimostrate in maniera diversa. Ci può anche stare, no? Era finito un ciclo. No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Cioè, riavvolgendo il nastro ti saresti comportato in maniera diversa. Sì, oggi come oggi, sì, certo, ha ragion veduta. Però volete anche un po' l'ambizione personale, perché bisogna mettere anche quella, no? E che è costata cara, chiaramente, però bisogna anche dire che qui non avanza niente nessuno. Ah beh, questo lo posso certificare. Non avanza niente nessuno. Lo posso certificare. Ah, certo. Ci avete messo del vostro, pesantemente. Ma sì, però si sapeva, cioè se non si riuscivano a trovare le risorse necessarie, quelle che mancavano bisognava andare in tasca personalmente. E quindi questo che poi abbiamo fatto assieme a mia moglie, per fortuna, per certi aspetti. Nick, e quindi posso dire che è stato uno dei presidenti migliori che abbiamo avuto, cioè davvero 20 rotti anni di pallavolo ad altissimo livello, un palasport che poi è diventato il pala Andrea Johan, e lì, permettimi, probabilmente tu avevi deciso di lasciare. Dove? C'è il castello? Sì. Ma non si tratta di decisione. No, però non si attimo, cioè, permettimi di dire, questo è un mio pensiero personale, ad Andrea viene intitolato il palasport e tu lì, dai, ti sei sentito, non dico in obbligo, però continuiamo sta avventura. Ah, questo sì, però, dai, certo. Questo ne avevamo parlato in Camera Caritatis, cioè tu lì avevi già deciso di fare un passo di lato, no? Ma sbaglio, ma dico dunque, una cattiveria, se dico così. No, cattiveria era necessario per certi aspetti. Cioè, il problema è questo, che non si poteva fare un palazzetto dalla sera alla mattina, nemmeno ampliarlo dalla sera alla mattina, anche perché non avrebbero dovuto ampliarlo solo per la pallavolo. Casomai si doveva ampliare, a mio avviso, o farla meglio all'inizio, la struttura più consona ai periodi di cui insomma diciamo lo sport a Città di Castello stava crescendo a dismisura, e quindi la capienza era quella che era. Poi in quell'anno noi fortunatamente, e per fortuna anche perché ci ha diciamo così gratificato di tutti i sacrifici, di tutti gli impegni che avevamo fatto in precedenza per arrivare a quel risultato, siamo stati costretti a venire a San Giustino, e ringraziamo San Giustino che ci ha ospitato. Io credo che poi alla fine, no,
se ad un certo punto c'era davvero la possibilità di questa unione fra di voi, no? C'era la possibilità. Cioè unione. Città di Castello, San Giustino. Ci fu, credo, nel 2011 Sì. un pourparlers importante, cioè Città di Castello e San Giustino insieme per provare a fare la Superlega. Io me lo ricordo almeno quel passaggio, prima che San Giustino giocasse in Superlega. C'era stato un Ah già sì, perché pourparlers. c'erano le due società, C'era sì, stato un adesso mi stava pourparlers tra di sfuggendo, voi, sì esatto, io sì. me lo ricordo quel C'era periodo. stato e dopo invece è subentrato, quando noi quell'anno abbiamo vinto il Di campionato A2. di A2, c'era stato appunto un contatto così, però dopo loro hanno chiuso, praticamente hanno fatto altro e c'era rimasta appunto quell'azienda che poi conosciamo tutti, dove appunto ci ha proposto se volevamo acquistare il titolo. E questo l'abbiamo fatto, ma noi l'abbiamo fatto, abbiamo acquistato il titolo semplicemente per un motivo. Perché noi, avendo qualche migliaio di euro di debito, per andare in Lega dovevamo dare una garanzia di una fideiussione molto alta, avendo dei debiti con i giocatori. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo acquistato i diritti di quella società. E quindi praticamente siamo partiti con una fideiussione pulita, Sì, cioè ma quella me che la era. ricordo tutta la vicenda. Appunto, quindi. Però quello che dispiace è, Nico, vedere chi ha fatto la storia della pallavolo in questo territorio, in questo momento, diciamo, vederla da spettatore. Cioè, persone come Arveno, sinceramente, dovrebbero stare sempre all'interno di un contesto Sì, sportivo. Tu però non sei Michele, d'accordo? scusami, la pallavolo è vero, è il presidente quello che praticamente conta nel senso dei poteri decisionali, massimi poteri, quello che garantisce, ma è anche quello che deve mettere in tranquillità tutte le persone, dai giocatori in primis, tutte le persone che ruotano intorno alla società. Quindi se noi siamo diventati quello che siamo, quelli che eravamo, no? Lo dobbiamo non solo ad Arveno, ma a tutti quelli che hanno Ma collaborato con noi. assolutamente, Questo è però, e importante. sarà amarcord, sarà romanticismo, sarà tutto No, quello che vuoi, ma i miei colori tatuati sono i biancorossi e non vedere il Città di Castello in delle categorie che merita, mi fa strano e mi dispiace. Però poi ci torneremo, a parlare di questo. Ora, caro Niccolò, intanto, Sì, appunto, lui è un altro. ora ti racconto, il ragazzo nell'accordo ha, credo, due ospitate l'anno da fare obbligatoriamente in TV. L'altra volta, aspetta Niccolò, aspetta Niccolò, aspetta Niccolò, eri a fare una visita, lo diciamo. Non è Sì, che ti eri non ero. dimenticato perché sei troppo serio Non mi stavo per... divertendo, Non ti insomma, stavi ero. È divertendo. un bravo ragazzo, io lo conosco Bravo, da lui tanti non è anni. venuto perché in quel periodo il San Giustino non stava girando come sta girando ora, perché te la verità. Perché nelle ultime tre partite, caro Nick, piano piano si sta vedendo il Sì, San Giustino. Ora sì, sì, sì. intanto, Arveno, ti do già i risultati di domenica Ah, lo scorsa. so, li conosco, No, eh. però questi fanno due trasferte, guarda il monitor e cioè, se le giocano bene, capito? Cioè, che è cambiato, Niccolò, negli ultimi 15-20 giorni? Ma allora, sicuramente siamo. Cioè, non la voglio trovare come scusa, ma sicuramente quando si crea una squadra da zero, appunto, è una squadra nuova, dove inizialmente è importante trovare i meccanismi e l'amalgama, è normale le prime partite magari soffrire un pochino di più, però la partita con Macerata, cioè, è stata veramente una prova di forza, di coraggio. Noi ci siamo veramente uniti, abbiamo affrontato l'avversario che era temibile, era nella prima in classifica, non avevamo mai perso una partita. L'abbiamo affrontato veramente di petto, li abbiamo affrontati e lì veramente è uscita la squadra e siamo riusciti a creare un'identità, anche perché la squadra c'è e questo penso che si veda. Ci Ma sono non è che grandi. lo devi dire a me o a Arveno, che la squadra ci sia lo No, no, nel sappiamo, senso cioè. che ci sono grandi individualità. È una squadra completa e quindi c'era solo bisogno di trovare un attimo di feeling, di meccanismi. T'aspettavi un San Giustino
che comunque continuassi in questo percorso di crescita sportiva. Sì. Cioè, perché il primo anno, anno di assestamento, no? Le dichiarazioni della Presidente sono chiare, dobbiamo migliorare quanto fatto la passata stagione, ergo playoff, perché per un punticino non ci siamo Purtroppo è rientrati. così. Però, rivoluzione nel sestetto, a parte Niccolò e Quarta, Augusto, sì, no? Quarto. E l'eterno Davide Marra, acquisti pesanti. Cioè, a me poi c'è un giocatore che mi entusiasma da morire, che l'ho posto. Questa è una squadra che darà fastidio a tanti, soprattutto con l'andar del tempo, perché quando questi trovano la sintesi e la quadra, e questi davvero diventano la mina vagante di questa Serie Ma A3, non devono essere una mina vagante, devono essere una certezza. No? E la certezza si acquista attraverso la fiducia di se stessi, che poi viene trasmessa al gruppo e quindi quando il gruppo è in fiducia gioca più tranquillamente, non con la palla che scotta fra le mani. esatto, Dico queste sono parole bene? sante, sì. Esatto. Ma la palla che scotta tra le mani c'è stata forse in un paio di partite, tra la seconda e la Ma ne terza giornata. capiteranno purtroppo altre, però insomma l'importante è che loro si rendano conto delle possibilità che hanno. Esatto. Adesso non vogliamo dire per scaramanzia gli obiettivi, che chiaramente si augura che siano quelli che loro si sono prefissati, e poi dopo si vedrà. Io ricordo quando ho sentito al telefono per la prima volta il signor Biggi, no? Mi era sembrato di sentire me stesso con l'entusiasmo che avevo all'inizio io, che poi me lo sono mantenuto. Quindi da Bigi io avevo sentito quel suo entusiasmo carico di voglia di fare che evidentemente sta trasmettendo a tutto il gruppo e le faccio un in bocca al lupo. Senti Nico, allora intanto parliamo di un girone di ferro. Io ne ho messe almeno 5 più forti di San Giustino, le ho messe per scaramanzia. Poi dopo guarderemo la classifica. Trasferte estenuanti, inutile negarlo. Palasport molto caldi, inutile negarlo. L'esperienza almeno dell'anno scorso se la siamo giocata, perché il girone è un girone differente. Però vedo, con l'andar del tempo, maggior consapevolezza dei propri mezzi, e questo mi fa pensare che quando nel girone di ritorno i punti diventeranno pesanti, San Giustino saprà come uscire anche da situazioni difficili. E i due tie-break e le due vittorie nelle ultime due partite mi danno la cifra che state bene fisicamente, ci siete con la testa, ma riuscite anche a gestire le, diciamo, situazioni un Sì, po' particolari. difficoltà. Ma Nicolò, e questa è la sintesi che mi sono fatta. sicuramente il girone d'andata è un misurarsi, no? Ed acquisire degli strumenti per poi utilizzarli nel girone di ritorno, che è il girone quello più complesso, dove c'è più subentro di responsabilità, dove comunque è quello decisivo. Quindi sicuramente la prima fase è proprio anche trovare appunto la quadra, ma anche capire quanto è il potenziale che una squadra può esprimere. Quindi noi in questo momento sicuramente abbiamo, come dice Arben, abbiamo acquistato più fiducia dei nostri mezzi e queste partite sono state veramente una prova, perché comunque abbiamo giocato diciamo senza quasi sosta, perché erano partite ravvicinate con appunto trasferte di mezzo e le difficoltà del caso. Quindi Allora, queste il tabellino ci dice, perdonami se ti ho interrotto, sì. dovevi No, non ci finire. provo. Il tabellino ci dice, allora, 23-25, 25-17, 17-25, 25-22, 10-15. Vi hanno recuperato nel quarto, il quinto e il tie-break lo avete vinto 10-15. Allora, ora ti do dei numeri, Arvena, te li do anche a te, Niccolò. Allora, Cappelletti posto 4, 14 punti, una garanzia. Presente l'assegno in bianco circolare, vai e li incassi, cioè Cappelletti c'è. Marzolla 17 punti, fa strano perché lui di solito è sopra il 25, 17 punti. Come si chiama lo straniero? Stan, è il cognome Stan, difficile ne fa 22. C'è anche a questo punto l'opzione: se Marzolla in un momento di difficoltà rende meno, Arveno
manda posto 4, tanta roba, cioè davvero. Il centro quarta 14 punti. Cioè, dobbiamo tornare a Matteo Piano per questi numeri. Stavo pensando la stessa cosa in questo momento. Capi? No, perché qui no, loro ragionano, noi qui la pallavolo la mastichiamo e via. Ti rendi conto, cioè, ti ricordi Piano quando tu lo spingevi, dai ragazzi, cioè, e faceva 12, 13, almeno gli diceva, no, di più, sto ragazzo quarta è maestoso nel suo ruolo, 14 punti e di media dai 12 ai 14. Ma io credo che sia molto importante anche come la distribuzione delle palle che dà l'alzatore, poi in base chiaramente alla ricezione, perché se la ricezione è perfetta le veloci al centro sono scontate, mi sembra, no? Certo. No? Quindi evidentemente sta succedendo questo, fortunatamente, e quindi vuol dire che danno ancora più sicurezza a queste cose qui, no? Perché l'anno scorso, ti ricordi, Sitti, nulla togliendo a Petar, no? Non ce la faceva proprio a dare la palla a Petar, perché secondo lui non era una palla sicura, e giocava tantissimo al centro, poi addirittura con delle veloci che vedevamo 10 anni fa, e sfiniva lui, cioè sì. Quando c'era una palla sporca, Sitti la dava a Niccolò. Ora gliela dà un po' meno, cioè tu riesci a respirare, ma davvero stiamo parlando di numeri importantissimi. La differenza è che quest'anno in tutti i reparti c'è un contributo importante, quindi è anche la gestione appunto della squadra è differente. Vi do un altro dato su cui riflettere, Arveno. Sì. San Giustino in queste prime giornate tendeva sì a battere in salto, ma faceva tantissimi errori. Questo ha condizionato qualche sconfitta, perché quando mi fai 18-19 errori su battuta, sono 18-19 punti che regali all'avversario. Domenica, e questa è davvero la grande bella novità, Arveno, 9 battute sbagliate, ma 7 ace. Quindi hanno anche iniziato a mettere la palla dove va messa. Sempre al salto o c'è qualche battuta float nella terra di nessuno? Stiamo inserendo anche qualche battuta float, perché allora nella categoria comunque funziona e ha dato anche dei risultati ottimi. Gli ace vengono dal battuta forzata al salto? Vengono dall'assalto float che ha inserito Simone. Vedi? Ah, allora, e qualche volta dalle battute in salto. Arve, qualche volta ascoltano i ragazzi. Qualche volta? Ascoltano. Certo. Perché cioè, per assurdo, no? Pare che far la battuta flot sia un insulto al buon gusto. Ma se voi avete guardato la finale della Coppa che ha giocato Perugia e Civitanova, quando c'era il tie break, che hanno battuto, c'era il punto, erano avanti di un punto, parlo di Civitanova. Ora flot. È entrato in battuta quel ragazzo e per 3 volte purtroppo ha sbagliato, no? Tant'è che poi alla fine ha vinto Perugia meritatamente. Sì, è vero. Cosa che invece domenica scorsa si è vista una gran bella partita, almeno, almeno da parte mia la posso giudicare in questo modo, giocata al tie break veramente fra due squadre che hanno fatto vedere la vera pallavolo, dai. Perché davvero, cioè, non credo sia un insulto al buon gusto degli amanti del volley giocare la flotta. No, ma hanno giocato anche delle battute del flotte. Perché poi nella terra di nessuno ci vado io, ci vai te, non ci va nessuno, punto. Cioè, altro dato, intanto vi faccio vedere la classifica che a me piace da morire, io mi fermerò qui. Cioè, se finisce il campionato, siamo nei playoff e sono contento, però... Tocca ferro, umano. Che di... Guarda, davanti Arveno ci sono quelle che sono le squadre più forti, cioè Macerata, Lago Negro, Fano, Sorrento. Guarda, un po' Casarano in questo momento mi sta deludendo, ma dopo quello che ha fatto con Paoletti sono contento che sia lì. E c'è anche San Giustino e Napoli. Questa credo che sia la classifica, se voglio vedere il monito, che più o meno inizia a rispecchiare i valori di questo campionato, con probabilmente una parte che se la giocherà con i playoff punto a punto, e poi secondo me ci sarà uno stacco tra quelle meno forti e quelle più forti. Questo dal girone di ritorno io me lo aspetto. Che dici, Niccolò? Perché dai, i valori comunque ci sono, le categorie nel volley. Le prime 6
Sì, c'è sempre la parte alta e la parte Cioè, sono bassa, tanta cioè roba rispetto alle chiaramente ultime in base, serie, eh. certo, sì, c'è sempre un distacco chiaramente, si crea in base alle capacità dei giocatori, in base anche alla squadra in sé, quanto riesce a creare un gruppo, un'amalgama, perché a volte è più importante l'amalgama che poi le capacità dei giocatori in sé individualmente, quindi, e questo si è Modica, dimostrato tante volte. Modica è comunque era una, era lì con voi, quindi diciamo che no, più o meno siamo nello stesso livello. Ti piace sta classifica, Arveno? Beh, certo, anche perché è una classifica che, come ho detto prima, dà tranquillità, ci dà la possibilità di giocare con tranquillità, perché la pallavolo è come praticamente il tennis, forse, no? Se non sei tranquillo, se devi giocare con la tensione, ogni volta che tocchi la palla è una volta che in più carica di incertezza, mentre invece giocando con una classifica in quella maniera e giocando insieme con tanta con tranquillità, quella che serve, quella che sicuramente l'allenatore avrà trasmesso ai giocatori, che gli permette poi di ottenere appunto i punti che servono a mantenere questa classifica. Ecco. Allora, Certo. altri numeri, 13 muri, quindi credo che quarta abbia fatto tanti muri, punto. Ricezione 66%, perfetta 24, ah no, perdonami, sto leggendo il tabellino di Bari, di Modic, di Bari, perdonami. Ricezione San Giustino 66, perfetto 31, attacco 47, errori 22. Tutto è migliorabile, questi dati sono chiaramente migliorabili. Perché perfetta solo al 31%? Perché loro sono bravi a mettere la palla in battuta? Ma i battitori di Bari sicuramente hanno espresso un'ottima, cioè come battuta individuale sono stati bravi. Secondo me è una bella squadra loro, che non si merita di essere ultima, credo, se non essere ultimi. Perché E diciamo che in questo come momento, individualità ce l'hanno. diciamo che loro in questo momento probabilmente stanno pagando anche l'approccio ad un campionato che comunque è difficile, eh. Sto girone è tanta roba, Sì, ragazzi. sì, Tanta, sì, sì, sì. tanta roba. Per loro era anche una partita da dover vincere per forza, Esatto, quindi, esatto. cioè. Hanno preso lo posto nuovo, quindi anche lì devono si deve un Lo po' conosci integrare. Marzolla? Che si dice negli ambienti della Lega di questo ragazzo? 2003? No, 99. Ah, nel 99 Marzo, comunque Nel 99. 24 anni, Ma no? io credo che uno secondo, a mio avviso, l'esploit di alcuni giocatori in Superlega che è stato in questo ultimo anno e mezzo, a prendere credo che attualmente il migliore sia, mi sfugge il nome adesso, caspita, di Trento. Ma parli di Superlega te? Sì, parlo di No. Superlega, no? Ma volevo dire che praticamente, per ritornare poi alla tua domanda, credo che Porro sia veramente un ragazzo che ha fatto dei salti in avanti, dei salti Che di mortali. che anno è Porro? Oh signore, mo mi fai la domanda. 2001. È un Sì. millennio, comunque è un millennial, è un 2000. Sì, ma ragazzo giovane che poi non è molto molto alto, no? Ma c'ha due mani, caspita, che è veramente qualcosa Ma di eccezionale. c'ha uno stacco che è imperioso. Appunto, sì, infatti credo E poi. compensa con lo stacco quella mancanza forse di 4-5 centimetri che in quel ruolo possono fare la differenza. Però anche lui è bello proprio da vedere Era esteticamente, bello da vedere Porro, eh? Bullo, palleggiatore alto in quella maniera, era uno spettacolo, caspita. Senti, io ho una paura per il nostro opposto, perché so che agli occhi di tante squadre su di lui. Non credo che sia suo interesse nel mercato di gennaio di cambiare casacca. Ce lo godiamo questo anno probabilmente perché poi lui ha di fronte a sé un campionato, dico, superiore. Quello che a me è piaciuto, allora, l'ho visto in allenamento e in un paio di partite, è l'estetica e il movimento che ha sto ragazzo. Cioè, è proprio bello da vedere. Sì, allora, È arioso, è armonioso, cioè, è veramente bello da vedere. io penso che lui sia un talento, un giocatore Naturale, sì. molto talentuoso, che possa esprimere ancora tanto, ha del potenziale veramente importante,
Nella sua carriera ha avuto delle difficoltà fisiche, ha avuto degli infortuni che non sono stati curati bene, ma è comunque qui è venuto anche qua a San Giustino perché c'è un grande staff medico dietro che lo sta veramente mettendo in forma al 100%. E lui sbloccato quello, cioè, per me ha veramente un Ha numeri potenziale importanti, dai. Senti, enorme. senti Arveno, poi parleremo anche del campionato di Serie B femminile, però prima voglio spendere un qualcosina per la mia Sansepolcro, perché fare un campionato di B tu mi insegni è difficile, cioè un campionato di B la logistica, no? I Celli e i Polcri, tutto l'entourage, ci hanno messo tanta passione. È veramente una promozione voluta quella del Sansepolcro, che chiude anche un cerchio, perché serve una società di B che faccia crescere magari qualche giovane della cantera del San Giustino Città di Castello. Che manca a Sansepolcro per consolidarsi in questo campionato? Perché è una partenza molto difficile. Ma io non lo so, conosco bene il signor Celli da tanto tempo, però adesso le dinamiche loro non le conosco, per cui non mi esprimo più di quello che posso esprimere a livello del sentimento che uno possa provare per le persone che conosce e che magari affrontano delle difficoltà per poter gestire ed essere presenti in un campionato, in questo caso di Serie B. Sansepolcro è così, insomma, adesso loro devono cercare di trovare la strada migliore, quella magari che possano spendere il meno possibile ottenendo dei risultati che quelli vengono semplicemente e solo attraverso i loro sacrifici, e poi il valorizzare il settore giovanile. E quindi qui ci vorrebbe la collaborazione totale di tutto il territorio, magari. E creare delle società satelliti, fra virgolette, che possono avere e non solo servirsene quando ce n'è bisogno, magari sequestrando anche cartellini e sequestrando, fra virgolette, o impadronirsi magari di cartellini o altro in maniera che, se parlando apertamente, si potrebbero e si sarebbero potute ottenere le stesse cose senza farlo in Sì, maniera ma diversa. basta una telefonata, Basta la no? telefonata, La famosa con Babbo, telefonata non che allunga la è... vita. Esatto, quindi credo che il signor Celli? Celli si stia dando da Tanto, fare, insomma, tanto guarda, da è fare proprio ed è ammirevole, chiaro. assolutamente, guarda, ha una passione Alessandro che è oltre i confini di ogni ragionevole dubbio. E teniamoci ristretti sti presidenti, perché la pallavolo è vero che è fatta di volontariato, ma chi mette, chi firma è comunque il Del presidente. resto è così, adesso poi anche con la famosa legge dei dipendenti sportivi ci sono stati dei costi notevoli Ah, in sì. più per le società e quindi e sono contento anche per certi aspetti, io per la garanzia che hanno i giocatori, perché Sì, ma è anche però anche finalmente. per la garanzia che ha chi gira intorno a quel mondo, Ma magari, certo, insomma. anche perché guardiamo per dire, tanto per citare, Perugia, vincendo Perugia ha fatto man bassa di sponsor, perché dà credibilità, dà visibilità soprattutto, no? E quindi dà molta crescita anche ai giocatori, anche quelli in seconda linea. Allora, ci spostiamo in quel di Trestina per parlare di B femminile. I risultati al momento non premiano la squadra di Brighigna. Sconfitta, vabbè, diciamo il derby è sempre il derby. Comunque Trestina è al quarto anno di B2, credo, o il terzo o il quarto anno. Anche questa almeno è una società consolidata. Chiaramente chi ha pescato a mani piene dalla nostra città di Castello, sembra in città di Castello di qualche anno fa. Comunque rimane una società importante nel comune di Città di Castello, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno. Poi ti farò vedere la classifica. T'aspettavi un Trestina che stabilmente in Serie B2? Considerando da dove è partito il Trestina, dalla D, cioè parliamo di una società. Ma nonostante le vicissitudini che aveva coinvolto a suo tempo Trestina, loro sono riusciti comunque a mantenere una B2 e mi auguro che riescano
a migliorarsi, ma il percorso è ancora lungo, insomma. Manca il settore giovanile, secondo te? Ma il settore giovanile manca anche Città di Castello vero e proprio, anche se si stanno organizzando piano piano, poi per il femminile Città di Castello non c'ha problemi. No, beh, perché se Graziano Caselli, è appunto Graziano Caselli si sta dando da fare, dall'altra parte per il maschile, che si farà faranno una serie D, se non vado errato, e credo anche l'Under 13 o giù di lì, insomma, no? Però qui bisogna veramente coltivare molto e rifondare tutto il settore giovanile, perché è la base di tutto. Senti, te Nicolò hai gravitato nel settore giovanile del Città di Castello? Sì, mi pare. Sì, poco. Sì, diciamo, però mi ricordo. Gli ultimi anni di Under giovanili. Di Under giovanili. Sì. Settimana scorsa, poi vedremo il prossimo turno, è venuto qua da noi Raffaello Aghea, che ha rilanciato il volley a Umbertide, è venuto e ha detto, arriva ad un certo punto in cui ti fai da parte perché probabilmente capisci che finisce una stagione, no? un percorso, un ciclo, però stiamo parlando sempre di presidenti che comunque hanno riportato il volley dove il volley un pochino era, diciamo, stato dimenticato. Tu lo conosci Raffaello Aghea? Sì, come no. Cioè, stiamo perdendo un altro pezzo da 90, cioè, se lo possiamo permettere davvero, cioè, di perdere tutti questi personaggi importanti, c'è ricambio, perché stiamo parlando non di un giocatore, di un presidente. Ho capito, però del resto la vita è anche questa. Se non, tutti non siamo ci sono fermi. Delle metamorfosi purtroppo che vanno diciamo accettate. Magari Aghea è capitato su un momento sbagliato, cioè, non so se mi sono spiegato, sì, no? Sì, anche sì, perché sì. Merita tanta considerazione, perché è una persona preparata, colta, e quindi sa stare al mondo, però ci sono anche altre situazioni che magari non gli permettono di emergere. Ma io non ho capito se lui se n'è andato per attriti, perché io non so se Raffaella aveva tutta questa intenzione di mollare, io andrò a fondo da sto... Ma nemmeno io avevo intenzione di mollare, però mi sono reso conto a un certo punto che, fra virgolette, riprendo un attimo, anche se esco un attimo dalla tua domanda, e noi dovevamo, a ragion veduta sempre, come oggi, fermarci a quello che era stato Città di Castello a San Giustino, l'ultimo anno, quando abbiamo battuto Perugia due volte, l'anno dopo ci hanno suonato bene però loro, no? Però comunque noi dovevamo fermarci a San Giustino, fermare lì e chiudere tutto lì e non andare a San Sepolcro, ma non per la città, per quello che dopo è venuto fuori, insomma, questo spero di essere chiaro. E purtroppo invece capitano anche queste cose e quindi a ragion veduta oggi fai delle diciamo della retorica su quello che potevi evitare, perché potevamo evitarlo. Beh, sì, è chiaro. Se tu conosci il futuro... È ovvio. O sei mago oppure sei, diciamo, un veggente. Gli errori si fanno perché non sai quello che probabilmente... O calcoli male o cerchi... Ma noi l'avevamo fatto, prima di tutto, per mantenere alto tutta la situazione dell'Alto Tevere. Anche perché, appunto, avevamo ormai, insomma, la situazione... Solo che non siamo stati confortati da una serie di cose e quindi ci siamo fermati. Allora, lì. Questo è il prossimo turno, caro mio Nick. Qui dobbiamo... Questa la partita va vinta, so che è difficile, ma va vinta da tre, perché ti permette A di allungare, B di mettere quello che serve, un piccolo cuscinetto, perché poi nella vita i campionati sono sempre strani, C perché ottieni ancora di più consapevolezza e inizia a giocare davvero a mente scarica, perché San Giustino, se devo trovare un piccolo difetto, a volte un po' di tensione la vedo, sta palla che in qualche caso brucicchia tra le mani. Se tu metti una bella forbice, la mente viaggia meglio, no? No, certo, sicuramente un bel bottino la partita di sabato, appunto come dici tu, per continuare il percorso per appunto acquistare sempre di più fiducia, per giocare più sereni, tranquilli, che poi è quello che ti... Quando il giocatore è sereno e tranquillo si esprime anche meglio. Quindi l'obiettivo nostro è appunto vincere.
così da poter non solo al di là dei punti acquisiti, ma per una tranquillità nostra poi ci portiamo avanti nel nostro percorso. Vincere per convincervi che siete forti, va, ti do, Sì, diciamo, esatto, un gioco di parole, ma il poi motto. è la verità, è un po' lo sport, funziona così a pallavolo. Com'è che hai deciso di rimanere a San Giustino? Avevo capito che avevi voglia di fare qualcosa di diverso. Nell'ultima volta che ci siamo sentiti l'anno scorso, avevi lasciato la porta aperta anche ad eventualmente un'esperienza diversa. Ma io ho sempre valutato anche altre richieste, insomma io le porte lascio sempre aperte perché sai nella vita è sempre così imprevedibile, non si può neanche mai troppo progettare per il futuro, però io come ho detto anche in altre interviste o qui da te ho sposato un progetto e quindi mi piaceva continuare il percorso con San Giustino e crescere insieme alla società. E chissà, magari provare a fare quello step in più, magari. Però farlo a San Giustino. Esatto, questo è. Vedi, allora, è come quando e Davide Marra e tanti, cioè Totò Rossini, no? Cioè, questa è Caspita. gente che poi rimane, cioè fa i suoi giri e poi rimane. Davide è rimasto, sono convinto che Totò tornerà. E l'amore che ha questa terra per questo sport, che io considero il primo sport del nostro territorio, che davvero ti fa star bene. Quindi tu dici ad un certo punto, ma che perché devo andare a fare un salto nel buio quando qui ho tutto? Sì, Cioè, certo. senti, ora vogliamo parlare. Come sta il volley nostrano? Tu sei nel CDA, quindi. Il volley, insomma, lo vedete da voi, in sostanza, che a parte che ci sono sistematicamente delle novità che vanno coltivate, vanno approfondite, eccetera, eccetera, e quindi tanto il mondo sta cambiando e quindi anche la pallavolo deve adeguarsi a quelle che sono le realtà. È tornato ad essere il campionato più importante del mondo, il Sì, nostro, sicuramente. cioè è di nuovo un punto di riferimento. Sì, certo. Allora, economicamente mi dicono che le società di Superlega di A2 e molte di A3 siano più o meno, no, i bilanci sono bilanci buoni, Ma guarda, allora. nonostante l'enorme crisi che stiamo vivendo, Allora, perché. guarda, io credo che l'A3 sia una fonte importantissima per la pallavolo. Perché intanto sono 28 società, no? Se non vado Sì, sono due errato, gironi, no? Sì, due sì. gironi, c'è il bianco e il blu. Quindi praticamente tutto il movimento della Lega Pallavolo sono 54 società, e non è poco, 12 in A2, 14 in A1, 14 in A2, e poi il resto sono appunto 20, 24, 28, cioè in A3. Quindi l'A3. Detta così, se fai la 3, no, no, la 3 fa parte del contesto pallavolistico più importante. Ma perché è stato fatto questo? È stato fatto perché la federazione a un certo punto ha voluto tutelare tutti quei giocatori e anche le società nell'interesse loro che prima facevano la B. Quindi dando la possibilità di fare con la Lega la serie A3 in questo caso, c'erano delle condizioni con le quali non si poteva. E fare uno, non dico come voleva, ma insomma, quindi c'erano le C'erano condizioni degli di obblighi, palazzetto, le fideiussioni, i rispetti contrattuali con delle scadenze che devi dimostrare ogni 3 mesi, ogni quattro, di ogni tre, aver se non ricordo onorato. bene, di aver onorato anche con l'ufficio delle entrate, con i versamenti, con i contributi, eccetera, eccetera. Quindi questa è una garanzia, una crescita notevole che ha avuto in questi ultimi anni la pallavolo, a mio avviso. Sbaglio. Sì, sono d'accordo. Poi anche loro sono professionalmente, specialmente poi dopo la legge entrata in vigore del 1º luglio, è una cosa importante. Certo che per le società comporta mediamente, credo che vada dal 13 al 18% in più di costi, quindi una media, un 15% in più, credo che sia quella, insomma. Senti, volendo vedere il bicchiere mezzo vuoto, qui siamo in conclusione. Mezzo vuoto no, No, io lo vedo perché? mezzo vuoto. Quale? Dobbiamo tornare a 14 in Superlega. Ma guarda, io No, non posso davvero. rispondere No, non e devi rispondere. non Questo è il posso mio rispondere. pensiero personale, però dobbiamo tornare a Ma 14. scusami,
E io già dicendo questo posso capire qualcosa di diverso da quello che tu ti aspetti. E per fare un calendario, no, il risultato l'abbiamo visto nelle ultime partite della nazionale. Dico, i giocatori sono arrivati all'inizio del campionato stremati, perché i calendari sono così carichi, ma non solo quello italiano, ma quello mondiale, europeo, mondiale, quello che è, insomma, no? Carichi che i giocatori, per fortuna quest'anno si sono limitate le partite infrasettimanali, quindi c'è un po' di respiro in più. No? E poi ci si lamenta, ma perché la Lega fa i calendari così, non va bene? Certo, parlando così sembra semplice dirlo, però la realtà è far riuscire a far combaciare, non a caso si gioca il giorno dopo di Natale, no? Quindi dire, non è bello, però... I tempi sono questi. Quindi te dici 12 perché il calendario e gli impegni... No, io non ho detto perché, ho fatto un'analisi, dopo mi limito... Allora, 12 perché è il numero perfetto per incastrare il tutto. Va bene. Da democristiano, diciamo, la chiudiamo così. No, no, democristiano, che vuol dire? No, no, ma perché no, però, cioè, capisci che è un campionato che però quando è finito a marzo, sto campionato. Allora, finisce dunque per la Superlega, credo finisca il 3 marzo, mentre invece cioè, loro finisce il 28 marzo, cioè, poi, mi sembra, o 25, mi sembra. E poi sono tutti i play-off, sì, però, e i play-off sono lunghi. Ma eh, i tuoi tempi non era così. E vabbè, ma è cambiato il mondo, caspita. Ho capito. È cambiato il mondo e poi ci sono molte più riprese televisive. Assolutamente, questo, quindi, è vero. Insomma, questo è vero. Quella è la parte del bicchiere mezzo pieno, perché senza TV gli sponsor non entrano e quindi no. Perfetto, senti, ti risenti con qualche giocatore, tuo vecchio giocatore? Ma tutte le volte, sì. Il bello è questo. C'avete la chat, no? No, ma sì, ci sono però, il bello è, se tu hai seminato nel contesto della tua vita, in questi ultimi 30 anni, hai seminato in modo positivo, in altrettanto modo positivo ti ritrovi dopo. Certo, ti ritorna. Ma io ho visto dei ragazzi che potrebbero benissimo dire, ma Johan, siamo a perdere tanto ormai, no? E invece vedo che quando passano, che vanno a raccogliere la palla, magari in allenamento, che so io, ritornano indietro perché mi hanno visto, e questo mi fa piacere, insomma. Vai, è stato davvero un piacere rivederti. Altrettanto. Niccolò, in bocca al lupo. Sì, davvero. Bella Marcord. Ora, ogni tanto, qui da me torna anche Antonello Cardellini. Ah. E ogni tanto noi, cioè, ed è una comica. Beh, fra un altro lui, braccio destro. Lo so, ma quindi anche facciamo sera, anche un in bocca al lupo a Città di Castello, sia maschile, sì, che femminile. Sì, sì, ma io li sto cercando, loro in questo momento non vengono perché devono sistemare. Poi nel momento in cui avranno sistemato tutto, torneranno anche qua da noi. E però per me Città di Castello, io ce l'ho nel cuore, quindi diventa anche difficile non pensare a Città di Castello. Bene, grazie a Darvino Johan. Grazie a voi. Grazie a Niccolò Cappelletti. In bocca al lupo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo mercoledì prossimo. Buona pallavolo a tutti.